Oggi andiamo a provare il Magnum Inferno. Infatti, dalla pubblicità mi sono veramente tanto incuriosita ed ho voluto comprarlo. Eccolo qui. Questa è la confezione che a me piace molto, devo dire, perché è nera e rossa. Questi Magnum richiamano i 700 anni dalla morte di Dante. Infatti, se andiamo a vedere il retro, dice: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Che la diritta via avea smarrita. Ah, quanto dir, esta Serva selvaggia aspra e e forte. forte, Benissimo. rinnova la paura. E La abbiamo detto il primo pezzo, anche se prima qui ce n'erano sopra. poche righe. Dal salato fondente, dolce amaro, mi prese quel piacere sì forte che, come vedi, saporà di lampone. Come ingredienti sono questi. Puoi fare un fermo immagine per vederli nel dettaglio, io non te li vado ad elencare. Ah, ho visto sul sito ufficiale della Magnum che a maggio e a giugno ci sarà il Magnum Purgatorio, mentre a luglio e agosto il Magnum Paradiso. Quindi poi lo andremo ad assaggiare. Ma intanto ci cimentiamo con l'apertura di questo. Ce ne sono tre all'interno, eh? Sono piccolini, quindi ce lo possiamo assaggiare tutte e due. Quindi uno a tema, Io. uno a me. Andiamo ad aprirlo. C'è doppio rumore. Ah, bello, la parte di È dentro è dorato. dorata. Visto come si presenta all'interno? 3, 2, 1, mamma, che neanche l'abbiamo salutata, Ciao a madre. Siamo tutti. immersi nell'assaggio. Mamma mia, di dentro com'è? Guarda, no, però è buono. Particolare. Si sente il retrogusto del sale. Sì. Al palato c'è questo. Retrogusto. E poi che ingredienti ci sono? Il lampone. Però io ancora il lampone non lo avverto tanto. Sì o no? Per niente non l'avverto. Però è buono. A me piace. Voto? 5. 7,5. Io anche 8. Perché è buono. Carbone vegetale. Per questo è così nero. Ecco perché. Gelato con carbone vegetale con variegatura al lampone. Il lampone. Miscuglio hanno fatto i stauce. Però il lampone non si sente. Perché il lampone era all'8%. No, niente. Ricoperto di cioccolato fondente al 25%. E pezzetti di zucchero salato, questi qua di sopra. E zucchero salato. Più si gusta e più il voto può salire. Secondo me lo dovrebbero mettere in perpetuo, cioè non solo edizione limitata. Oh, buono. Io me lo sto gustando di buon grado, sì. Però il lampone si sente proprio. Io mi aspettavo veramente che il lampone si sentisse di più. Non si avverte completamente. Cioè, l'abbiamo assaggiato in due È per. coperto un po' da questo carbone. Da cioccolato? Sì. Mia madre guarda come se lo mangia a differenza. Per me non ha deluso le aspettative. L'unica cosa che mi aspettavo di più era il lampone. Sì. E basta. Poi per il resto si sente sia il salato del cioccolato, c'è il carbone, È un si po' un sente. connubio il Sì. cioccolato col salato. Sì, e infatti lo fanno spesso, mamma, questo abbinamento in pasticceria. Aggiungono spesso il sale per enfatizzare il cioccolato. Qui nell'immagine, non so se si vede, guarda la differenza. Questo, vedi che non c'è il lampone, non si vede, non si avverte come nell'immagine. Sarà che io amo il cioccolato fondente. Buonissimo. Anche mia madre. Diciamo che gli altri due li assaggerà mia sorella, li assaggerò anch'io, però questo sicuramente è il mio preferito perché amo il cioccolato fondente e non dolce. Provalo perché merita. Io lo sto finendo. È tutti tinti neri, ma pure io Neri, forse. grigi. Ma vabbè, utilizzano il carbone per i dentifrici. Sì, esatto, il carbone attivo. Quindi ci pulisce pure i denti, no? Un ottimo cioccolato comunque. Loro sono un po' specializzati in questo, nel cioccolato. Ma veramente fondente. 8 perché non c'è il lampone. 8 per questo, perché Sì, altrimenti 9. saliva, saliva. Almeno dicevano, cioè il lampone pure si sentiva. Allora, però il sale, non so se hai notato, che una volta che lo mangi si va a perdere. Sì, C'hai il boom
All'inizio, sì. Quando tu lo assaggi, c'hai un'esplosione in bocca di sale. Man mano che lo mangi, il sale si perde. L'ho finito. Finito? Sì. È nelle nostre pancette. Fammi sapere nel tuo commento se hai già provato il Magnum Inferno. Se sì, che voto gli dai e se ti è piaciuto. A noi è piaciuto molto. Aspettiamo i prossimi. Certo. Se il video ti è piaciuto, iscriviti attivando la campanellina tutte. Regalaci un like e condividilo su tutti i tuoi social. E noi ci vediamo presto con un nuovo video, che sia ricetta, video assaggio, eccetera. Un bacione! Ciao a tutti!